Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Silvana Mangano. Queste grandi dive del cinema italiano hanno in comune l'aver partecipato a Miss Italia. Probabilmente nessun concorso di bellezza al mondo ha suscitato tante passioni quanto Miss Italia. Giovani e belle donne, madri ansiose, fotografi, giornalisti e un pubblico spesso appassionato fanno parte di un folklore che non è cambiato molto nel tempo. Nel 2012, chi avrebbe mai immaginato che dopo aver trasmesso il concorso di bellezza per un quarto di secolo, la RAI avrebbe improvvisamente posto fine, l'anno dopo, alla messa in onda della kermesse? La decisione della RAI non mancò di far discutere, ma fu vigorosamente sostenuta da Laura Boldrini, neoeletta presidente della Camera dei Deputati. Le ragazze italiane debbono poter andare in TV per farsi apprezzare, anche senza sfilare con un numero. Hanno altri talenti le ragazze italiane per poter andare in TV. Un numero colpì particolarmente. Solo il 2% delle donne in TV esprime un parere, parla. Ma vi rendete conto? Il 2%. Il resto è muto. Il resto a volte è svestito. Il resto non ha la possibilità di esprimere un'idea, un'opinione. E questo, secondo me, è qualcosa di terribile per il livello poi culturale che questo genera. 2%. Con quale oscura operazione aritmetica siamo arrivati a questo numero nel paese di Galileo, dell'umanesimo e del Rinascimento? Da 8 decenni, Miss Italia fa parte della storia del paese. E se il concorso di bellezza ci raccontasse qualcosa della storia delle donne italiane? Tutto è iniziato con un sorriso. Un sorriso la cui bellezza e splendore serviranno a sponsorizzare una marca di dentifricio. Corre l'anno 1939. Il concorso di bellezza, che ai suoi inizi si chiama 5.000 lire per un sorriso, è in realtà un concorso fotografico, nato dall'idea di un pubblicitario, Dino Villani. Le concorrenti al titolo di Miss Sorriso devono semplicemente inviare una foto a una giuria a larga maggioranza maschile. La Seconda Guerra Mondiale costringe il concorso di bellezza a interrompersi. Il concorso riprende con il nome di Miss Italia nel dopoguerra. In un paese che cerca di dimenticare le proprie ferite e di ricostruirsi. Non è più solo il sorriso e il volto della donna ad essere giudicato, ma tutto il suo corpo, il quale viene sottoposto a una rigorosa valutazione. Questo perché Miss Italia deve essere non solo bella, ma anche in buona salute. E ogni dettaglio conta. Nel 1949 furono effettuati dei rilievi antropometrici sulle candidate al fine di stabilire le misure del corpo della Venere del Novecento. 90 per il petto, 60 per la vita e 90 per i fianchi sono le misure ritenute corrispondenti all'ideale della perfezione femminile. Una donna dalle forme generose, incarnazione del sogno di prosperità di un paese sprofondato nel marasma dell'immediato dopoguerra. Lucia Bosè viene eletta Miss Italia nel 1947. La giovane Lucia era di umili origini, come molte delle partecipanti che spesso venivano dalle campagne. Giovani donne che, grazie al concorso di bellezza, speravano di sfuggire alla povertà e all'anonimato. La riconoscete? È la signorina Lucia Bosè, Miss Italia 1947.
porta i suoi 16 anni sotto i fuochi fotoelettrici del teatro Incom per la cresima della gloria, il provino. Nei cinema, i cinegiornali vantano i meriti del concorso di bellezza. Prima di essere eletta Miss Italia 1950, aveva già fatto del cinema? No, il titolo di Miss Italia è un grande passaporto per il cinema e per la celebrità. Lo è stato per me come per molte altre partecipanti al concorso. Da Silvana Pampanini a Silvana Mangano, da Gina Lollobrigida a Lucia Bosè. Il 1947 è stato un anno d'oro per il concorso. Con Lucia Bosè vengono scoperte altre due future star del cinema. Gina Lollobrigida e Silvana Mangano. Saranno chiamate le maggiorate, termine che designa donne dalle forme prosperose, spesso reclutate tramite il concorso di bellezza. Il termine maggiorata fu coniato in un film di Alessandro Blasetti, Altri tempi. Vittorio De Sica interpreta un avvocato che difende la bella Gina Lollobrigida. Frine! Frine! Chi di voi ha mai inteso questo nome? Frine era una donna greca. Frine era Maria Antonia! Perché Frine era la bellezza stessa! Scusa! Iperide, un mio illustre predecessore, così la condusse al centro dell'Areopago, che doveva giudicarla per delitti di fronte ai quali quello di Maria Antonia diventa un gioco da ragazzi. Sogna Goppo, Maria Antonia, guardatela! Guardatela! Non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura? Gina Lollobrigida diventerà, con Sofia Loren, altra famosa maggiorata che partecipò a Miss Italia nel 1950, l'emblema della bellezza italiana nel paese e all'estero. Una bellezza, quella della donna italiana, venerata, ma anche castigata dalla morale bigotta e conservatrice di quell'epoca. Nel 1947, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè e altre candidate avevano sfilato in bikini a Miss Italia. Il costume due pezzi, creato l'anno prima dal francese Louis Réard, aveva fatto scalpore. Se cade la casacca, vedetela. Bikini si chiama questo costume a due pezzi. Bikini è l'atollo in cui fu provata la bomba atomica. Effetti atomici scoperti già dal vecchio Adamo allorché Eva gli apparve. Ombelichini. Nell'Italia bacchettona degli anni 50, l'apparizione del bikini ebbe proprio l'effetto di una bomba e scatenò l'ira della Chiesa. Nel 1954, le candidate a Miss Italia indossarono tutte il costume intero. Durante quegli anni, il corpo della donna fu oggetto di una feroce censura al cinema. Per il film Amor non ho, però, con Gina Lollobrigida, furono imposti dei tagli alle scene in cui l'attrice appariva, secondo il parere del comitato di revisione, discinta, col seno eccessivamente scoperto. Per il film Altri tempi, il numero di centimetri di scollatura del vestito di Gina Lollobrigida fu oggetto di calcoli accuratissimi per non subire l'ira della censura. Una sola tunica nascondeva le stupende forme di quella meravigliosa creatura. La censura bigotta non risparmiava nessun campo, spaziando dai manifesti dei film, che se ritenuti scandalosi erano ritoccati, fino ai divieti più assurdi. Una disposizione impartita dal Comune di Roma ha intimato alla proprietaria di un negozio di indumenti femminili
di rimuovere dall'insegna pubblicitaria la parola Reggiseno. Nel 1954 nasce la televisione italiana con la benedizione della Chiesa. Gli italiani si ammassano davanti ai bar per scoprire la scatola magica. Un anno dopo, Maria Giovannini, ex candidata a Miss Italia, è ingaggiata nel primo programma quiz televisivo Lascia o raddoppia. 560.000 lire. Lascia o raddoppia? Cosa facciamo? Presentato da colui che diventerà uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano. Mike Bongiorno. Quindi invitiamo la signorina Miss Roma, la signorina Giovannini, a portare qui sul palcoscenico il primo concorrente di questa sera. Il signor Giovanni Di Stasi di Venezia. Maria Giovannini sarà la prima valletta della storia della televisione italiana. Signorina Giovannini, gli vuol portare la busta con le prime domande. La parola valletta è stata coniata per descrivere questa nuova professione femminile, la cui funzione principale è quella di portare le buste del gioco. Sentiamo di raddoppiare. Dopo alcune settimane, Maria Giovannini fu sostituita da un'altra ex candidata a Miss Italia, Edi Campagnoli, soprannominata la valletta muta. Accomodi in cabina, però. Questo perché Edi Campagnoli non parlava quasi mai durante la trasmissione. Edi Campagnoli diventò famosa e sposò un uomo altrettanto famoso, il portiere di calcio Lorenzo Buffon. Dopo il successo inaspettato di questo nuovo personaggio televisivo, la valletta si impose durevolmente sul piccolo schermo. E si vide a volte apparire non più una, ma due vallette. La bionda e la mora. Nonostante il grande talento di Corrado, le due vallette non sembrano esprimersi molto di più. Volete dire buonasera ai nostri buonasera. Amici? Forte, buonasera. Forte. Buonasera, ecco, molto forte. Ditelo molto forte perché d'ora in poi non direte più niente. Negli anni 60 non era sempre facile per una donna farsi spazio in una società guidata da uomini. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, le donne avevano, in molti settori di attività, sostituito gli uomini mobilitati. Ma quando gli uomini tornarono dalla guerra, le donne furono pregate di ceder loro il posto. Nel 1961 il potere è in mano agli uomini, come testimonia questa assemblea generale della Confindustria. Siamo nel pieno del boom economico. Le industrie siderurgiche, dei trasporti, tessili e degli elettrodomestici si sviluppano prodigiosamente. Il Made in Italy viene esportato in tutto il mondo. Con il boom economico, l'occupazione femminile è cresciuta notevolmente. Ma si tratta raramente di impieghi di grande responsabilità. Il livello di istruzione delle donne rimane relativamente basso. A volte una donna ha la fortuna di poter studiare. Ed è allora che alcuni esprimono, come dire, la loro perplessità. E che fa, studia? Sì, studio in Inghilterra. Fino ad ora sono stata in un collegio a Mayfield. Quest'anno vado all'Università di Oxford. Ha degli autori preferiti? Sì, Kafka, Scott Fitzgerald. Ma lo capisci? Questa ragazza non è altro che la futura attrice di cinema e di teatro Delia Boccardo, che reciterà in Nostalgia, film premiato a Cannes, del regista russo Andrei Tarkovsky. Delia Boccardo vincerà il titolo di Miss Cinema in quest'anno 1964, anno in cui, nonostante le apparenze, si fanno sentire i primi segnali della fine del miracolo economico. Nel 1964, il volto della nuova Miss Italia rifletterà, secondo alcuni, la crisi economica che il paese sta attraversando.
L'interrogativo è: se quest'anno andrà un tipo di ragazza anticongiunturale, economica e dal volto casalingo, o invece il genere spendereccio. Sarà il primo tipo a essere prescelto. Mirka Sartori di Treviso. A lei come simbolo augurale anche una macchina da cucire, che le servirà per costruirsi con le virtù domestiche qualche cosa di più duraturo della sciarpa da miss. Magari un marito e tanti figli. Si offrono macchine da cucire e lavatrici, premi che rivelano il ruolo tradizionale assegnato alla donna nella società degli anni 60. Moglie, madre e casalinga. In un'enciclopedia detta della donna e destinata alle future mogli, si insegna a diventare una perfetta casalinga. Angelo del focolare, dedito al benessere del marito. Un concorso, in competizione con Miss Italia, avrà la missione di scovare questa donna chiamata ideale. Come prescrive il regolamento del concorso, le concorrenti devono superare prove di cultura, di economia domestica, di abilità nella guida familiare e debbono soprattutto dimostrare di essere raccomandabili come fidanzate e future mogli. Le candidate si battono a colpi di macchina per cucire. Una donna ideale deve saper maneggiare questo indispensabile oggetto come un campione di tennis la sua racchetta. Stirare una camicia è una delle operazioni base della vita coniugale. Una camicia mal stirata può mettere in crisi un matrimonio. Una vera signora deve sapere preparare un vaso di fiori. Si tratta di un'arte difficile e indispensabile per una brava padrona di casa. Così come deve sapere preparare un cocktail. In sostanza, la donna ideale deve essere una ragazza sana, piacevole, colta e espertissima in casa. Una vera enciclopedia vivente. La prova più impegnativa per tutte è risultata quella che ha richiesto alle aspiranti al titolo una certa dimestichezza con i fornelli. La donna ideale, infatti, ha l'obbligo di non trascurare gli ideali maschili, orientati come è noto verso sogliole con maionese, scaloppini al marsala, spiedini di rognone, orate al forno, fegatelli alla griglia, fagioli con le cotiche e spaghetti alla carbonara. Vincitrice assoluta, Nanina Sacca, venuta dalla Grecia. In premio ha avuto dal signor Bertolini una fiammante macchina per cucire e siccome il destino di una donna ideale non può essere che in casa, anche una moderna lavatrice. Beh, è un po' più comodo essere donne ideali nell'era delle macchine che ai tempi della nonna. Il progresso tecnologico degli elettrodomestici serve a incoraggiare la donna a fare la casalinga. Ed è una lavastoviglie assolutamente diversa. Lava contemporaneamente pentole e stoviglie con due differenti metodi di lavaggio. Insomma, il mestiere di donna di casa diventa sempre più consigliabile a chi non ha molta voglia di lavorare. Benvenuti nel meraviglioso mondo degli elettrodomestici. Non avendo più bisogno di lavare i piatti, le pentole o i panni a mano, la donna ha guadagnato del tempo libero per se stessa. In teoria, avrebbe dovuto approfittarne per dedicarsi ai suoi hobby. Ma non è andata proprio così. Nel meraviglioso mondo degli elettrodomestici, la donna ha continuato a far la spesa per riempire il suo nuovo frigorifero, stendere i panni tolti dalla sua moderna lavatrice, ma anche passare l'aspirapolvere, stirare, spazzolare gli abiti. Insomma, grazie al progresso tecnologico degli elettrodomestici, la donna può oramai lavorare sempre, anche di notte. Interessante per le massaie la più moderna lucidatrice dotata di un piccolo faro che consente l'uso dell'apparecchio anche in condizioni di scarsa visibilità. Gli anni della contestazione vedono emergere il movimento femminista. I padroni degli uomini di questa società patriarcale, la polizia rappresenta l'interesse del governo italiano di ridurre ancora una volta la donna a dei ruoli stabiliti, al ruolo di casalinga. Ecco l'Italia femminile riunita in assemblea a Roma. La richiesta di fondo? Basta con la donna Angelo del Focolare, madre e subalterna. Le femministe manifestano per chiedere la legalizzazione dell'aborto e un migliore accesso alla pillola contraccettiva. Il corpo è mio e lo gestisco io, scandiscono le donne che non vogliono più essere confinate a un ruolo riproduttivo e sottomettersi ai dettami degli uomini e della Chiesa. Non siamo più belli essere istruttate, fare ostante e venir classificate, basta
storia della femminità. Vogliamo Questa nuova libertà per la donna di poter disporre del proprio corpo come le pare si riflette anche nell'abbigliamento. La donna, stimolata dai movimenti femministi di tutto il mondo che tendono alla sua completa emancipazione, conquista ogni giorno maggiore libertà di epidermide. È la moda della minigonna e degli hot pants. Durante gli anni della contestazione, il concorso Miss Italia è oggetto di critiche, accusato di mercificare il corpo della donna. Ma la protesta non mette in pericolo la sopravvivenza del concorso. E col tempo si assiste addirittura all'emergere di un fenomeno inedito nella sua portata. Questa splendida ragazza potrebbe diventare nel giro di poche ore un personaggio quasi importante. L'abbrondatura al punto giusto è fondamentale per un aspirante al titolo di Miss e non è neppure necessario sapere di quale Miss si tratterà. I concorsi di bellezza, nonostante la loro assoluta inutilità, continuano a proliferare. Appare una moltitudine di nuovi concorsi di bellezza. È forse una delle conseguenze della nuova libertà di cui la donna dispone per il proprio corpo? Solo tra il 1968 e il 69 si contano una decina di concorsi di bellezza, alcuni piuttosto sorprendenti. Ancora una Miss, questa volta con un titolo piuttosto ambizioso, Miss Tipo Italiano. Il titolo di Miss Gambe 1969. Star of Italy, l'ultimo grande concorso nazionale. Il titolo di Commessa Ideale. E la finale per l'elezione di Miss Automobile Internazionale. La Commessa Ideale. Miss Automobile Internazionale. Sembra che ogni occasione sia buona per creare un nuovo concorso di bellezza. La moda della minigonna imperversa in Italia? Nessun problema. Suoni, balli e allegria a Ostia per l'elezione di Miss Minigonna. È un titolo di cui si sentiva la mancanza. Secondo alcuni, i concorsi di bellezza hanno il merito di aiutarci a superare le difficoltà, come quelle della crisi economica che l'Italia attraversa nel 1975 in seguito allo shock petrolifero. Questa sequenza non rallegrerà le femministe che si battono perché la donna non sia più usata come propellente pubblicitario. Sono le partecipanti al concorso internazionale Una ragazza per la pubblicità. Al di là della rabbia femminista, questa carrellata di gambe, cosce, poppe e sorrisi non è per nulla disprezzabile e è il merito di rallegrarci gli occhi in questo autunno gravido di ombre, fitto di aumenti e di paure. È una sequenza tipo 1950, quando i concorsi di bellezza ci aiutarono a dimenticare i problemi del dopoguerra e avevano un che di consolatorio. Anche questo è un segno di recessione. Dimenticarsi i problemi della crisi economica guardando delle giovani e belle ragazze in bikini. Chissà se pensava a questo l'imprenditore che nel 1979, durante la seconda crisi petrolifera, ha l'idea di mandare in onda, per la prima volta, la finale di Miss Italia. Silvio Berlusconi, che ha da poco creato la sua prima emittente locale, Tele Milano 58, si reca a Viareggio, luogo della finale, per intervistare le giovani candidate e supervisionare la produzione dello spettacolo. Il 1979 è anche uno dei periodi più bui dei cosiddetti anni di piombo. A partire dalla fine degli anni 60, la lotta politica si radicalizza per sfociare nella lotta armata e in un tentativo di destabilizzazione dello Stato. Attentati, rapimenti, omicidi. Il terrorismo nero e rosso sarà responsabile della morte di 350 persone. Due eventi maggiori scuotono particolarmente il paese: l'assassinio dell'ex presidente del Consiglio Aldo Moro e la strage alla stazione di Bologna. Siamo all'inizio degli anni Ottanta e di una nuova stagione contraddistinta dal disimpegno politico. I giovani, spinti dal recente successo del film La febbre del sabato sera con l'attore italo-americano John Travolta, iniziano a frequentare massicciamente le discoteche, il cui numero raddoppia in pochi anni. È
Con questo spirito intriso di leggerezza e di edonismo che nel 1981 il concorso di bellezza, forte del suo successo, è trasmesso su Canale 5, la nuova emittente televisiva privata nazionale di Silvio Berlusconi. Nulla sembra fermare l'imprenditore milanese, che con l'acquisto di altre due reti costruirà un impero mediatico in continua espansione. Il suo segreto? La pubblicità, che trasmette a flusso continuo, dei programmi di intrattenimento dalla comicità innovativa e delle giovani e belle donne. Entrino subito le nostre veline. Il 1988 vede la nascita della velina su una delle reti di Silvio Berlusconi. La velina è la versione moderna della valletta. La sua funzione è la stessa. Portare le buste, o meglio i dispacci, ai conduttori di un noto programma di satira televisiva. Bene, bene, benissimo. Partiamo allora con la prima notizia. La velina sarà altrettanto silenziosa quanto la valletta, con qualche cambiamento però in materia di abbigliamento. Buonasera, buonasera a tutti! Il 1988 è una data importante nella storia del concorso di bellezza. In questi giorni sulle pagine dei giornali si è tanto parlato, si è tanto discusso del concorso di Miss Italia. Miss Italia ha lasciato le televisioni commerciali di Silvio Berlusconi per andare in onda, in diretta televisiva, sulla Rai. Negli anni successivi, la popolarità del concorso non farà che crescere. Inizialmente trasmesso in un'unica serata, il concorso passerà a tre serate a partire dal 1995. L'anno successivo, la finale sarà seguita da 14 milioni di telespettatori, attratti dalla presenza di una delle candidate, simbolo del cambiamento in atto nella società italiana. Ciao, sono Danny, votatemi perché appunto sono una ragazza semplice e perché penso che ognuna delle concorrenti abbia dato qualcosa di speciale a tutti noi. La partecipazione a Miss Italia di Danny Mendes, naturalizzata italiana all'età di 11 anni, non sarà apprezzata da tutti i membri della giuria. Sentiamo allora un esperto di primi piani, Bob Krieger, fotografo di moda. Vorrei che questa ragazza fosse proprio emblematica, sia lo specchio di questa Italia eterna, che non sia una cosa così, un'accoppiatura di un altro paese o di un'altra cultura. Deve essere una ragazza italiana. Ecco, questo insisto su questo fatto qui. A seguito delle sue dichiarazioni, Bob Krieger verrà escluso dalla giuria di Miss Italia dal patron del concorso, Enzo Mirigliani. Durante la finale, gli italiani si mobilitarono in maniera massiccia votando telefonicamente. 54 Danny Mendes! L'elezione di Danny Mendes suscitò contestazioni. E allora, mentre qui si scatena, come al solito, il putiferio, noi lasciamo le immagini alla nuova Miss Italia. È la prima Miss Italia di colore. Il nostro paese è un paese in via di evoluzione, è un paese in via di trasformazione. Paese di recente immigrazione, l'Italia era diventata una terra di accoglienza da una decina d'anni. I nostri fratelli non hanno più un solo colore di pelle. E così come noi pretendevamo rispetto per i nostri emigranti che andavano a lavorare all'estero, anche noi dobbiamo rispettare le persone che da fratelli vengono a vivere nel nostro paese. Questo è un evento del 96 che mi sa che rimarrà impresso a tutti gli italiani. Bob Krieger, che aveva negato di essere razzista, riaffermò la sua presa di posizione in televisione. Per lei non rappresenta la bellezza italiana, Danny? Secondo lei? No, secondo te? Faccio no, la faccio io a te. Secondo te? Ma lei si sente italiana. Ma lei si può sentire anche... E sono 4 anni a cittadinanza. Lei è cittadina italiana e bisogna abituarsi a queste cose. Il dottor Mirigliani mi ha chiesto di eleggere Miss Italia, io ho cercato l'italianità. Non mi sembra una cosa straordinaria. La questione dell'italianità della donna non era nuova. In passato aveva addirittura dato vita a un concorso di bellezza, di cui un giornalista aveva sottolineato l'assurdità, Miss tipo italiano. Bionde, brune, rosse, castane, slanciate, minute, di media statura.
Non parliamo poi del colore degli occhi, va dall'azzurro al nero intenso, dal verde al marrone. Quale di queste fanciulle unirà in sé i caratteri che costituiscono il tipo italiano? Perché, lo avrete già capito, si tratta di eleggere l'ennesima Miss, questa volta appunto Miss Tipo Italia. Da secoli si discute qual è il tipo italiano, il siciliano o il veneto, il piemontese o il calabrese, e non si trova una risposta. E se il tipo italiano semplicemente non esistesse e questa polemica non avesse ragione di essere? Io adesso le chiedo una cosa importante. Mi dia la mano a Enzo Mirigliani. Lo faccia per me, a favore, fatti vostri. Bob Krieger ed Enzo Mirigliani si riconciliarono. E come si dice, tutto finì a tarallucci e vino. Gli anni 2000 segnano l'inizio di una nuova era per la vita politica italiana. Oggi è stata la domenica di Silvio Berlusconi, che stamattina è tornato al Quirinale per presentare il suo governo. Silvio Berlusconi, eletto per la seconda volta alla presidenza del Consiglio, governerà il paese per gran parte del decennio. Il nuovo millennio è anche quello dell'avvento dei reality show, con i loro eccessi e polemiche. Nel 2007 il concorso di bellezza si trova al centro di una clamorosa polemica. Uno dei componenti della nostra giuria ha una richiesta particolare. Sì, Guillermo Mariotto. Mi lasci senza fiato, però. Scusate. Non so se è permesso nel regolamento. Come che cosa stilista, vuoi? Di solito, scegliendo le modelle, guardo i davanti e guardo i dietri. E non c'è una inquadratura. Siamo troppo lontani, non riusciamo a vedere il dietro. È una considerazione che va fatta. Cioè il lato B viene dopo il lato A, ma è necessarissimo per noi, per giudicare la gente da casa. Vuoi vedere i dietri? Sì, okay. I dietri delle ragazze, una panoramica. Il concorso di bellezza non darà finalmente seguito alla richiesta di Guillermo Mariotto. Inquadrare il lato B di una donna non era poi una cosa così rara in televisione a quell'epoca. Con la nascita della velina, 19 anni prima, il lato B era stato particolarmente messo in valore sul piccolo schermo. Come dimostrerà l'attivista e scrittrice Lorella Zanardo nel documentario realizzato due anni dopo, nel 2009. Io, questo amico che si occupa già di televisione e un altro giovane uomo, abbiamo registrato circa 400 ore di televisione scegliendo di registrare l'intrattenimento. Non potevamo focalizzarci su tutto. Il documentario Il corpo delle donne, diffuso in rete, sarà visto e condiviso da oltre 1,5 milioni di persone, suscitando scalpore nell'opinione pubblica. Lorella Zanardo verrà invitata da La 7 a discutere del suo film. Dobbiamo riproporvi alcune immagini del corpo delle donne e del lavoro di Lorella Zanardo. Abbiamo convertito tutta la nostra cultura all'estetica di uno strip club. Per riprendere queste immagini è necessario posizionare prima delle riprese la telecamera in modo che possa riprendere poi seni, vagine, cosce. Vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, vai. Ecco, grazie. È una situazione che è così solamente in Italia. Nel resto d'Europa c'è la proposizione della donna soubrette, della donna velina, ma questa è accompagnata da una proposizione di altri modelli che rispecchiano molto di più quello che accade, quello che è la manifestazione del femminile nella società. Qui le ragazze vengono messe di lato allo schermo, in ginocchio, come una decorazione, una cornice, senza possibilità di intervenire, di parlare, una vera decorazione. E anche in questo caso, in quella dopo, vediamo la stessa cosa, la ragazza decorazione. Pensiamo, che cosa pensano i ragazzi e le ragazze a casa? Rispecchia questo il femminile di oggi italiano? L'onnipresenza delle veline in televisione e nella pubblicità ha l'effetto di renderle molto popolari tra le giovani ragazze che accorrono in gran numero alle selezioni del concorso per aspiranti veline, nella speranza di seguire le orme delle loro modelle. La sovrarappresentanza in televisione della velina diventa nel 2010 una questione centrale per un numero sempre maggiore di donne.
come se non ci fosse nessuna che in Italia ha scritto un libro, che ha fatto un'opera d'arte, che fa la ricercatrice, che è manager d'industria, che canta, che... Perché a questa signorina velina, a cui noi non vogliamo affatto mettere il cappotto, però nessuno gli chiede né di saper cantare, né di saper ballare, né di saper recitare, che sono grandi professionalità, in cui normalmente per arrivare ci vuole molta dedizione, molto impegno, molto studio. Non vogliamo neanche proibire nulla, vogliamo aggiungere delle realtà al femminile che esistono, che sono varie, molteplici, e che fanno appunto la diversità e anche la vitalità di questo paese. Il problema è la questione della scelta, cioè a partire dal momento in cui ci si trova di fronte ad un modello praticamente unico, si è anche di fronte all'impossibilità di scegliere, perché si può scegliere solo nel momento in cui ci si trova di fronte ad alternative diverse. Ma quali altre donne sono rappresentate in maniera così massiccia alla televisione? Quali altre donne vengono presentate come un modello di riuscita? Se alcune ragazze aspirano a diventare veline, è anche nella speranza di trovare un lavoro in un paese in cui la disoccupazione femminile dilaga. E non saranno probabilmente le parole del Presidente del Consiglio a rassicurarle. Come può affrontare, secondo lei, il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia, di fronte al precariato sul lavoro? Beh, intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi. Economici. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permetterselo. Cercarsi un marito ricco. Che cosa ne avranno pensato le donne italiane di questo suggerimento del Presidente del Consiglio? Con il sorriso che ha, se lo può anche permettere. E se con questa battuta Silvio Berlusconi, grande esperto di pubblicità, si fosse ricordato di uno spot degli anni 60 con l'attrice Virna Lisi? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Sempre close. La pubblicità si chiamava La Bocca della Verità. Nel 2010 è dalla bocca di una ragazza che si è cercato di far uscire la verità. Ruby è il soprannome della giovane marocchina, minorenne, con la quale il Presidente del Consiglio è sospettato di aver avuto rapporti sessuali in cambio di denaro. Lo scandalo del Ruby Gate scuote malamente il paese. L'inchiesta rivelerà che giovani aspiranti veline ed ex candidate a Miss Italia hanno partecipato alle feste organizzate in onore del cavaliere e chiamate Bunga Bunga. Un'espressione fino ad allora sconosciuta ai più e che riecheggerà nelle terre più remote. Bunga Bunga. Sono donna e dico basta. Un politico come di un paese donna, civile non può mettersi nelle condizioni di essere ricattato. Basta. Il 13 febbraio 2011, su iniziativa del comitato Se non ora quando, un milione di donne scendono in piazza per chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi. Dalla fine degli anni 70, nessuna protesta ha dato luogo a una tale mobilitazione tra le donne. La prima decisione di Angela Merkel, quando è stata eletta, è stata di triplicare i posti negli asili nido. E la Germania oggi ha una crescita economica tre volte quella italiana, mentre il nostro Presidente del Consiglio ha suggerito pubblicamente alle giovani donne di cercarsi un marito ricco. Lo scandalo del Ruby Gate è il catalizzatore di un disagio profondo legato alla condizione della donna. Manifestare contro il prototipo di donna che
abbiamo una mente e, come dice la canzone, siamo donne e oltre alle gambe c'è di più. Sono molti programmi che danno comunque un messaggio negativo, perché danno come simbolo alla donna oggetto, quella che per andare avanti si deve spogliare, praticamente la deve dare. Invece non tutte le donne sono così, perché ci sono donne che fin dai tempi si sono fatti un mazzo tanto per lavorare e per arrivare dove sono ora. Né sole né puttane, siamo donne italiane. Tra i partecipanti alla manifestazione, donne di tutte le generazioni, ma anche molti uomini. L'onda d'urto del Ruby Gate è immensa. Dimissioni! 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 Silvio Berlusconi si dimetterà 9 mesi dopo, nel novembre 2011. Dopo lo scandalo del Ruby Gate, il concorso cercherà di dare un'immagine sobria e rassicurante delle giovani candidate, con la messa in atto di 10 regole ferree chiamate Decalogo. Vietati i tacchi alti, le unghie finte, i tatuaggi, i piercing e soprattutto vietata la chirurgia estetica. Una chirurgia estetica che in Italia ha registrato un'impennata spettacolare, al punto da dar vita a un nuovo concorso di bellezza, Miss Chirurgia Estetica. Un concorso con molti premi: Miss Mastoplastica, Miss Botulino, Miss Siliconata, Miss Lifting. Ma l'onda d'urto del Ruby Gate è tale che l'anno dopo il decalogo, il concorso di bellezza prende una decisione radicale. Il bikini è sostituito da un costume intero ispirato a quelli degli anni 50. Il concorso si ammanterà anche di un'aura di spiritualità, invitando Tara Gandhi, la nipote del grande Mahatma. Allora devono adesso portare avanti il messaggio di compassione, di combattere ingiustizia, di coraggio, di amore. Questo loro devono. Ma tutti gli sforzi del concorso non basteranno per influire sulla decisione della RAI, che nel 2013 pone fine alla messa in onda di Miss Italia. All'improvviso questa corona, che ha fatto sognare tante ragazze, è diventata scomoda. Concorso cancellato, con tanto di plauso da parte del presidente della Camera Laura Boldrini, che ha definito la mossa della TV di Stato una scelta moderna e civile. Perché il nodo in cui si sono ingarbugliati politica e spettacolo è l'annosa questione della donna oggetto. Sfilare a un concorso di bellezza riduce la donna oggetto? È una questione che ha dato luogo a un acceso dibattito da molti anni. La decisione della RAI di non ritrasmettere più il concorso provocherà reazioni contrastanti. L'attrice Lucia Bosè prenderà la difesa di Miss Italia, ricordando il suo ruolo nella storia del cinema. Il cinema italiano è stato costruito da queste Miss. Nel 1947 noi, le più belle donne italiane. Mi dispiace molto che debba morire questa Miss Italia. Miss Italia morirà o non morirà? Mentre le ore sono contate per il concorso e un funerale di prima classe si profila all'orizzonte, avviene uno di quei colpi di scena di cui solo il paese della commedia dell'arte è capace. Miss Italia trova finalmente rifugio sulla 7. Quella sera, per testimoniare che non si considerano donne oggetto, alcune candidate hanno indossato una maglietta con la scritta «Né nude né mute», in risposta alle critiche di Laura Boldrini, la quale aveva dichiarato che solo il 2% delle donne in TV parla, il resto è muto, a volte svestito. Laura Boldrini, la nuova presidente della Camera dei Deputati, farà della lotta per i diritti delle donne un impegno forte del suo mandato. Dovremo farci carico dell'umiliazione delle donne che subiscono violenza travestita da amore. Nel 2013 la lotta contro la violenza sulle donne sarà dichiarata priorità da parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione, membri di una classe politica rinnovata a seguito delle elezioni del Parlamento.
Quindi mi rivolgo al nuovo Parlamento, al Parlamento ringiovanito, al Parlamento con una così alta rappresentanza di donne. Che questo Parlamento non si faccia portavoce della tutela delle donne solo a parole, che soprattutto non siano solo le donne a battersi contro una cultura sessista, ma che siano anche gli uomini, delle istituzioni e non, a farsi carico di questo cambiamento culturale, di una forma mentis diversa, partendo da oggi attraverso le parole, le frasi, le azioni e il rispetto. Nel 2017 il concorso si impegna nella lotta contro la violenza sulle donne invitando Jessica Notaro. Ciao Jessica. Buonasera. Benvenuta, benvenuta a Miss Italia. La giovane donna, che 10 anni prima si era candidata a Miss Italia, è stata sfigurata con l'acido dal suo ex fidanzato. Le mancanze di rispetto avvengono proprio nella quotidianità, nella convivenza. Quello che faccio è cercare di girare a testa alta, perché non sono io che mi devo vergognare, ma chi mi ha fatto questa cosa. Quella sera Jessica canta la cover di una famosa canzone che aveva registrato poco prima della sua aggressione. Gracias a la vida, grazie alla vita. Siamo nel settembre 2017. Un mese dopo scoppia il caso Harvey Weinstein. Una dozzina di donne accusano il produttore cinematografico americano di aggressioni sessuali. In una nota trasmissione televisiva incentrata sul caso, Gina Lollobrigida rivela a sorpresa di aver subito violenza sessuale 2 volte nella sua vita. Beh, la prima volta ero innocente, non conoscevo l'amore, non conoscevo niente, quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Quindi. Quanti anni avevi, Gina? Avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. E la seconda? E la seconda è meglio non parlarne. Gina Lollobrigida, donna libera, icona di bellezza, sarà nel 2019 la madrina d'onore dell'80° anniversario del concorso Miss Italia, che per l'occasione festeggia il suo ritorno in Rai, dopo 6 anni di assenza. A Miss Italia 80, Gina Lollobrigida. L'attrice dichiarerà in un'intervista rilasciata in quell'occasione che sfilare a un concorso di bellezza è prova di emancipazione e che il femminismo è affermazione di libertà e indipendenza, compresa la possibilità di sfilare in costume a un concorso. Miss Italia sarà probabilmente sempre oggetto di accesi dibattiti. Qualunque cosa si dica, il concorso di bellezza fa ormai parte della storia del paese. Sin dalla sua nascita, il concorso ci racconta l'evoluzione dei costumi dell'Italia. Ci fa condividere il ricordo di migliaia di volti. Quale sarà il volto della donna di domani? Quanto tempo ancora per far cadere, uno a uno, tutti gli stereotipi?